dopo aver analizzato ciò che succede nella prima fase, cioè nell'urto, vediamo la seconda fase, cioè la salita del pendolo. Qui l'attrito non agisce durante la salita. L'attrito c'era prima, durante l'urto, ma adesso non c'è più l'attrito e quindi si conserva l'energia meccanica. Perché non c'è attrito durante la salita? L'energia cinetica del sistema all'inizio, che si muove con questa velocità V', si trasforma in energia potenziale gravitazionale man mano che il sistema si solleva. La conservazione dell'energia meccanica è che tutta l'energia cinetica all'inizio diventa energia gravitazionale alla fine. Quindi un mezzo m più m v prima alla seconda, questa è l'energia cinetica con cui il blocco parte insieme al proiettile, è uguale all'energia potenziale gravitazionale alla fine, quindi m più m, la massa del sistema, per g per questa altezza. Possiamo semplificare la massa totale e quindi abbiamo un mezzo v prima alla seconda uguale gh. Facciamo un esempio numerico inventato ma abbastanza verosimile per analizzare le trasformazioni di energia non solo durante la salita ma anche prima, quando si produceva il calore. Immaginiamo una pallottola che all'inizio possiede un'energia cinetica di 100 joule. Sarebbe questo valore qua, un mezzo mV alla seconda. Un valore verosimile per l'attrito, per il calore prodotto per l'attrito durante la fase in cui il proiettile si conficca nel blocco, cioè durante l'urto, un valore ragionevole potrebbe essere 98 joule, cioè dei 100 joule che aveva la pallottola come energia cinetica, 98 si trasformano in calore. E soltanto 2 joule vengono conservati dal sistema in forma di energia meccanica subito dopo l'urto, quindi il sistema riparte con 2 joule soli. Adesso però questi 2 joule vengono mantenuti per tutta la salita, quindi il sistema converte questi 2 joule residui dopo l'urto, da energia cinetica li converte a energia potenziale gravitazionale.